Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e siamo qui in un nuovo vlog. Allora ragazzi, ho un pochetto di cose di cui parlarvi. Oggi niente green screen, volevo fare un video abbastanza veloce e non avevo voglia di montarlo. Voglio saltare subito ai contenuti perché ragazzi, ce ne serve qualcosa di più. Allora ragazzi, partiamo con un argomento un po' soft. Come sapete, venerdì è ritornato Dark Souls col quarto episodio. Dicevo solo che non è stato così facile registrarlo. Una sera ci siamo messi lì per provare a registrare in tutti i modi. Ci abbiamo provato veramente per 2 ore e tutti i modi che avevamo escogitato non funzionavano, per un intoppo o per l'altro. Quindi niente, abbiamo sprecato 2 ore e non si è riusciti a registrare. Tutto quello che poteva succedere c'era successo per non riuscire a registrare. Quindi niente, abbiamo rimandato e finalmente siamo riusciti il giorno dopo a registrare. Però purtroppo l'audio di Kairou non era il massimo, ma era l'unico modo per registrare, quindi. Ma ragazzi, questo venerdì torneranno finalmente le recensioni. Caricherò finalmente il secondo episodio di Warrior. Non vedo l'ora ragazzi, era un bel po' che non portavo soprattutto Warrior, ma le recensioni in generale, perché avevo fatto anche altre cose comunque. E vi dirò di più, oltre all'uscita del nuovo episodio di Warrior, venerdì, sabato ci sarà una nuova recensione di JoJo e domenica una nuova recensione di One Punch Man, quindi restate sintonizzati. Comunque ragazzi, ho una bellissima notizia. Il video della top 5 migliori stand di JoJo ha superato le 1300 visualizzazioni. Allora ragazzi, io sono contentissimo, visto che in molti lo stanno guardando giorno dopo giorno, continua a crescere e io non vedo l'ora veramente che diventi uno dei video più visti del canale, perché sinceramente, al contrario di molti degli altri video più visti del mio canale, se lo merita davvero tantissimo. Ora ragazzi, passiamo ad un altro argomento. Settimana scorsa ho ordinato dei pacchi da Amazon e sul sito Panini. Avevo ordinato anche Demon Slayer, però Star Comics ha posticipato l'uscita al 30 aprile. Allora, mi sono arrivati e adesso li apriremo insieme. Ok ragazzi, andiamo ad aprire il pacco. Come vedete ci sono già un po' di cose, quindi iniziamo. Quante volte l'hanno impacchettato? Abbiamo prima di tutto One Punch Man 5, ragazzi. Pochi giorni fa avevo ordinato My Hero Academia 4 e 5, perché ho già l'1, 2 e 3 in libreria, e poi One Punch Man 3 e 4, perché sì, avevo anche l'1 e il 2, e adesso abbiamo anche il 5. Ok. Poi abbiamo l'Invincibile Iron Man 2 con protagonista Riri Williams, coprotagonista Tony Stark, e poi abbiamo l'Invincibile Iron Man 3, solo che questa copertina non è normale. Questa copertina non è liscia e patinata come questa, non so come si chiama questo materiale, è stranissimo. Comunque, li aggiungo alla collezione. Avevo già l'1 e l'1, il 2 e il 3 di Deadpool, potevo prendere il 4 di Deadpool, ma ho deciso di pareggiare, diciamo. E ora andiamo a quelli un po' più speciali. Allora ragazzi, abbiamo qui One Punch Man 1 Discovery Edition, costa solo 1 euro, è dentro è praticamente il primo numero, solo che la copertina è diversa, anche il retro e anche la costina, le costine diverse mi piacciono tantissimo. E allora diciamo che questo numero, sono sicuro che quando non verrà più stampato varrà tantissimo, infatti è un'edizione limitata come c'è scritto qui. Infatti anche il numero 1 con la variant del 2016 costava 6 euro e ora ne vale 45, quindi insomma ha preso molto valore. E poi ragazzi, abbiamo il numero più pregiato, diciamo. Allora, si tratta, ragazzi, di una variant di Lucca. Io non ho mai avuto una variant di Lucca. Sono stato abbastanza fortunato perché l'ho trovata direttamente sul sito di Panini e non da rivenditori esterni. Tra l'altro a prezzo originale, anzi anche scontato. Quindi, ce l'abbiamo, ragazzi. Eccolo qua. Jujutsu Kaisen 1 con la variant di Lucca. C'è anche scritto qui. Variant Lucca Comics and Games 2019. Allora ragazzi, è bellissimo perché non so se lo notate, probabilmente sì, perché è tutto nero. Tra l'altro la costina è diversa, è tutta nera. E io tra l'altro ho già un'altra edizione speciale, sempre il numero 1. Io ho 3 numeri 1 di Jujutsu Kaisen. Dicono che quando Demon Slayer finirà
giusto che sempre prenderà il suo posto, perché è fatto veramente bene, bellissimo, vi consiglio di leggerlo. Non sappiamo quando, ma è stato confermato che ci faranno un anime. Io non vedo l'ora di vedere gli scontri animati di Jujutsu Kaisen. Che bellezze, ragazzi, che bellezze. Niente, adesso quando li aggiungerò alla libreria ve lo farò vedere in live. Ok ragazzi, qui abbiamo i manga e i fumetti e adesso li andremo a mettere nella libreria. Partiamo con My Hero Academia. Ok, e andiamo a inserire. Ah. E ok. Adesso andiamo a inserire One Punch Man e gli altri, insomma, di One Punch Man. Partiamo con questo. Ok. Dai. Sta crollando tutto, non va bene. Perfetto. Abbiamo messo anche la variant. Ora andiamo a mettere i volumi 3, 4 e 5. Andiamo a prenderli e ad inserirli qui in mezzo, ecco. Jujutsu Kaisen. Andiamo a prenderlo, andiamo cautamente sempre ad inserirlo. Ok. Chiudiamo tutto. Va bene ragazzi, questa è la libreria aggiornata. Questo ovviamente è il mio volume preferito, però è bellissimo anche questo. E poi tutti insieme i One Punch mi piacciono tantissimo, insomma. Aia, fai male. Fai male. Ora ci mancano solo i due volumi di Iron Man. Li andiamo a prendere tutti insieme. E andiamo a inserire così. Abbiamo tre numeri di Deadpool e tre di Iron Man. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!